oggi è un giorno in cui apertamente, diciamo, stiamo ritornando un po' alla vita e con questa cerimonia di stamattina che ricorda sacrifici umani. E il pensiero non può non andare a chi sta soffrendo in questo momento. Quindi speriamo che noi, come noi celebriamo la liberazione dal nazifascismo e la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, presto si possa fare una bellissima cerimonia per celebrare la fine della guerra che sta causando tante Ti vittime do in le Ucraina. due. Oggi è 25 aprile, è la commemorazione della libertà e segna anche la fine di un conflitto, del vecchio conflitto sanguinoso della Seconda Guerra Mondiale, anche la sconfitta del nazifascismo, eppure ci troviamo in una situazione dove nel nord-est dell'Europa c'è di nuovo un conflitto. Quindi la cosa fondamentale è che oggi sia una libertà che abbiamo conquistato, ma una libertà che è data per sempre. Dobbiamo coltivarla, dobbiamo curarla giorno per giorno. E infatti l'espressione è quella che sta succedendo adesso. Oggi è la memoria di chi con la propria lotta, col proprio sacrificio, uomini e donne, hanno fatto proprio per conquistare i diritti, anche una nuova democrazia all'insegna anche dell'uguaglianza, della coesione, che poi sono state sancite dalla Costituzione italiana. Quindi mi auguro che tutto questo che per ora ci sta affliggendo possa avere un termine abbastanza breve. Ma quest'anno naturalmente noi ci troviamo di fronte a una situazione particolare. Abbiamo vissuto gli anni del Covid, anche questi particolari. Quest'anno, diciamo, affrontiamo un problema in Europa, un grande rischio, che è quello della democrazia nel paese occupato, l'Ucraina, e dall'altra parte è chiaro che noi come ANPI non possiamo che dare un sostegno. Anche perché il nostro inno è: una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Così è successo agli ucraini, li sosteniamo. Quello che vorremmo è che le autorità internazionali, l'ONU, i paesi democratici si muovessero anche per la pace, non solo per aiutare, per fare smettere queste strage e dare avvio a una situazione diversa che possa contemplare l'accordo e la pace e il libero commercio nel mondo. Naturalmente si tratta di obiettivi lontani, ma bisogna battersi per questo. In questi giorni è avvenuto un incontro, un tentativo di iniziativa dell'ONU da parte del presidente dell'ONU, che andrà in Russia, andrà anche in Ucraina, e allora noi ci affidiamo alla trattativa perché è quello che in questo momento sta mancando. Non può essere affidata a Erdogan o a Viktor Orban la trattativa, la costruzione della pace. La pace va affidata alle istituzioni internazionali e ai paesi democratici.